Buongiorno tigrottine, buongiorno tigrottini, benvenuti nel mio settimo vlogmas. E allora, sono le 8 e un quarto, tra 10 minuti mi inizio a preparare, preferisco sempre mettere la sveglia mezz'ora prima dell'orario in cui mi devo effettivamente preparare per avere quella mezz'ora per capire chi sono, dove sono e come mi chiamo, perché se non l'avrò per tutta la giornata. Scrivetemi qua sotto chi è come me. E sto quasi in fase di preparazione e mamma è tutta euforica perché mi accompagnerà al lavoro insieme a papà. E quindi sta gasatissima, l'amo, mi sta sistemando tutte le cosine. È veramente una cosa proprio bella, rendo orgogliosa me e anche lei, quindi adoro. E poi cosa super iper importante, niente, vado in ufficio. Ve l'ho detto anche ieri, oggi farò la giornata lavorativa in sede e sono felice. Non vedo l'ora. Mi manca quell'ufficio, poi è bellissimo. Io innamorata. Colazioncina con la vitamina anche qua. Me l'ha portata la mia mami, che oggi sta a casa e mi porta al lavoro ed è gasata. Sono pronta! Allora, mi sono messa gli orecchini così eleganti. La super mollettona, così mi tira i capelli indietro, sto più comoda. La collanina. Mi sono vestita così, con questo vestito elegante, la cinta in vita e questo golf, perché non posso stare a maniche corte in ufficio, non mi pare il caso. E come scarpe bordeaux, perché metterò la solita giacca rossa, che mi piace tanto. Che è questa qua, ora è rigirata, ma elegante rossa, insomma la vedete spesso. Ciao, ho preparato la borsa, è tutto pronto, sì, è pieno di roba, ma ok. Ho preso anche l'arreggino, sempre molto utile. Dove sta? Vabbè, dentro quello per arreggere il telefono, le cose che devo portare, tutto. Volevo portarmi anche il profumo, però non so, non credo c'entri. Anzi sì, c'entra. Quasi quasi io mi porto anche il profumo, perché sì. E a posto. La borsa è sempre questa, la mia mega valigia di Mary Poppins, qui dentro metto tutto. Altra cosa che amo infinitamente è questa tinta labbra che finalmente rimane. Resta, resta davvero. E non si attacca alla mascherina, quindi col periodo attuale è top. E poi ho ritrovato il mio amato illuminante, in realtà me l'ha trovato mia madre, e l'ho messo come ombretto in modo che mi illumina bene bene lo sguardo. Mi piace proprio a me mettere l'illuminante come ombretto, perché cioè, dà proprio amplifica. E sono bella carica, non ho sonno per niente, meno male. Mi sono svegliata bene, sono già pronta ad essere produttiva per tutta la giornata. Oggi sono così, questo è l'outfit, mi piace tantissimo questo vestitino, che non è né troppo elegante né troppo no. La cinta qui in vita mi piace tantissimo, questo bel cinghietta. Sto così, con questo golfino. Posso anche togliere, ma per questioni di comodità e anche di rispetto per il fatto che non posso stare a maniche corte, e calze e tacchetti bordeaux, mi piace molto, abbinati alla giacca. Quindi ora si va. L'arcobaleno! Si va a ok, perfetto. Allora, breve, ti rimando. Okay, sono le 7 e ho appena finito. Quindi sì, adesso vado, che sono abbastanza esausta, non ne posso più. No, è stato bello, io adoro lavorare, soprattutto in sede, però ecco, ho finito. Quindi ora vado a casa, perché comunque sono 8 ore e mi sono fatta tutta una bella giornata lavorativa, sono soddisfatta e fiera di me, quindi sono happy. E adesso vado in giro tra negozietti con mamma e papà, che sono qui, perché mi sono venuti a prendere in macchina, grazie a te. E saluto tutte le persone che non ho sentito, perché ero impegnata col lavoro. Mi è venuta a prendere mamma e stiamo facendo shopping. Allora, abbiamo preso le scarpe da questo negozio insieme a Jessica e i vestiti dallo stesso negozio dall'altro lato che vende vestiti, con i miei genitori belli. Dite ciao! Fate ciao! Yeah!
e stiamo nella zona dove lavoro, con tutte le luscine carine e i negozietti. Mi servivano scarpe e vestiti, quindi ho fatto anche shopping perché me lo meritavo dopo tutto il lavoro che ho fatto oggi. Sì. Ora andiamo a casa perché mi vedo orribile e sono stanca. Quindi uno di questi vestiti carini bianchi l'ho preso, papà, lo sai. Ah, che belli! Allora, sono tornata da lavoro ormai da un po', ho cenato, ho mangiato un sacco perché avevo troppa fame e credo che vi farò l'angolo di Furlan bello sostanzioso stasera perché faccio la diretta con Giulia, però quando finisco la diretta con lei voglio fare un bel angolo di Furlan, appunto bello succulento. Perché appunto col fatto che oggi ho lavorato, essenzialmente non ho fatto nulla e durante il lavoro che mi ha preso tutta la giornata non potevo fare niente di particolare, a parte appunto lavorare, come giusto che sia. Una faccia tremenda, me ne rendo conto, scusate per l'orrore, ma sono strastanca. Sì. Harry, bellissimo. Una foto. Magari lo faccio tornare. Sì, sì, sì. Ecco, ultimamente non andavano più i miei video di Charlie. Ma ti piacciono a me, tu falli. Va bene. Quest'anno ho visto... Sì. Ecco, ultimamente non andavano... No, diventato in 50 quel video lì, Dio santissimo. Davvero? Sì. Non... Vai. Ok. Bene. Queste erano le... Perché dovevo tipo dire qualcosa. Ah, tipo andarmene, però non me n'ero andata. Guardate, è troppo bello. Raga, è il mio preferito. Uno dei miei preferiti con Giulia. Raga, è bellissimo. Cioè, io innamorata di questo. Ah, innamorata, ok. Queste oggettivamente che non sono bella, sono... La mia amica ha detto che sei bellissima. No, perché il filtro mi rende davvero bella, infatti io mi sto sorprendendo. Hai fatto vedere la tua foto senza filtro. Di quanto ci sia differenza tra me qua e me là, che c'è lo specchio, raga, vi giuro, Lucia. La mia amica ha detto che sei bellissima, non ti conosci, ha visto una foto senza filtro. Non è possibile, quale... Ha visto una foto senza filtro. Non esistono foto senza filtro. Non esistono. Apposta sì. Entrate dal vivo. Quella dove c'è il maglioncino rosso, con gli occhiali tipo con la stanghetta, gli occhiali bianchi con la stanghetta qui in bocca, no? Se tipo... E lì non hai il filtro, con i capelli tutti da una parte. Però c'è è modificata come foto. Cosa hai fatto di modifica? Sentiamo. Ho cambiato colore. Lei ha visto anche altre foto che non sono modificate, quelle che ho io, perché non le abbiamo pubblicate. Quali? Perché le ho volute vedere. E in quelle stai sicura che sei senza filtro? Quali? Ha detto che sei bellissima e non ti conosco. La cosa non riguarda te, Giulia. Manca passato una settimana, Mimmi. Non riguarda te, riguarda loro. No, riguarda anche me. Sono sicura che riguarda anche me. Amore mio? Io sono sicura che riguarda anche me. No, da te. Manca una settimana fa. Sì. Va bene, riguarda tutti. Tranne che Giulia. Ehi, che bello. Sei stata brava, hai visto? Tranne che Giulia. Sì. No, ricordo anche me. Che cosa brutta. Sì. Dire fare un complimento a tutti tranne che a te. È bruttissimo. È bella, lì puoi essere chi vuoi tu. Ta-da. Sono gelosa. No. Sono gelosa, niente da fare. Vabbè. Vi comunque mi dai un abbraccino, probabilmente per vari problemi non riusciremo mai ad incontrarci dal vivo, mi è venuta nostalgia perché ho visto un video di te e una fanpage. Non è vero. Quello che volete, tanto si spegne questa tra un po'. Hai anche chiuso. Ma stavo leggendo.
Stavo guardando il buio per vedere se era abbastanza buio. Ecco. Ecco. Ho visto il buio. Lo avete cercato. È bello. Ah, lo stai cercando. Con gli occhi chiusi. Ragazzi, fra un po' ci parte questo. È abbastanza buio, sì. Non morire. Mi insegna a leggere i commenti con gli occhi chiusi. Questo ci muore. Muore, non andare nel paese delle fiabe. Aspetta un attimo. Spegnerai, muore, sei stanco. Ah, va. Brava, grazie. Sei bello. Quanto è... Anche... Ah, non hai la forza, non la farei anche a zero. Amore mio. Facciamo così, chiudi la diretta e vai a dormire, ok? Sei stanca, stanca. Piccicci. Ma non è vero! Aspetta, non lo dico per te. Non è vero. Ma come non è vero, Totina? Sei stanca, Pati. Vino, no, 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 questa mia macchina no. A chi mi dà? A Giulia. E se non è Giulia? A Giulia. Ma è che ti stanca tanto? No. Stanchissimo. È tutto registrato nella live. Tanto si elimina. Ups. Allora, amori, stavo facendo la live. Ho cenato, poi ho iniziato la live. Ho messo il cardigan perché oggi ho comprato delle cosine. Appunto, vi ho fatto una clip proprio veloce, veloce. Però sì, poi vi faccio vedere anche che ho comprato per rendere questo vlog un po' più. Riesco a farvi solo questo e domani direttamente quello di domani. Ho deciso che userò anche questo filtro durante i vlog perché il mio preferito è quello che mi rende strafica, quindi è finito, ma e ho messo questo cardigan bello lungo così, con tutte queste cuciture belle, tipo versione, come si dice, cowboy, ecco. E è figo perché anche le frange, cioè, adoro. Non si deve togliere il filtro. Bene, amore, continuo il vlogmas, che mi si era spento il telefono perché ho problemi col caricatore. E il calendario dell'avvento ho deciso che l'aprirò o tra le ultime clip o domani. Vi metterò adesso le clip del vlog, che state per vi aggiornate sui vlog, sì, vlog, le dirette che faccio con delle clip, appunto le dirette con Giulia. E poi vi faccio l'angolo di Furlan, anzi prima dell'angolo di Furlan vi faccio vedere un po' gli acquistini così che rango su. E poi vi faccio l'angolo di Furlan, che sarà il plus ultra di questo vlog, perché in pratica non vi ho ripreso niente, perdonatemi, ma solo perché ho lavorato e ho fatto un po' di shopping con i miei uscita dal lavoro, che io sto in zona Cinecittà, e fuori c'erano dei negozietti carini, una via con tutti i negozi, mi servivano le scarpe e dei vestiti, tra cui ho comprato anche il cardigan, e ho fatto shopping, che c'era anche mia mamma con mio papà, quindi top. Vi faccio vedere un po' allora, gli acquisti. Allora, amore, vi provo a fare brevemente anche l'angolo di Furlan, e perché brevemente? Perché sto morendo di sonno, prendi filtro, bravo. Sto morendo di sonno, quindi vi faccio brevemente questo angolo di Furlan. E poi vedo questo film, se dura veramente troppo poco, lo abbino a quello di domani, che sarebbe oggi, perché sono le 2.55. Comunque, la domanda me l'aveva fatta questa ragazza qua, ed era se con chi andresti solo una persona. Non ce la farei mai a rispondere a questa domanda. La mia migliore amica, Giulia, mia madre. Sì, anche mia madre.
ce ne sono varie, tante. E per me andare ad Hogwarts sarebbe un mega sogno. E logicamente ci sono mille persone con cui vorrei condividere. Amore, riesco a farvi vedere proprio al volissimo gli acquisti. Sì, l'angolo di Furlan era molto restrittivo. E però nel prossimo Vlogmas sicuramente vi rispondo a più cosine. Allora, cosa ho comprato? Questo cardigan, così un po' a stego, con anche le frange qua. Poi ve lo faccio vedere comunque anche meglio. E è lungo, parecchio lungo. Infatti arriva fino a sotto in basso. Dentro la busta abbiamo anche le scarpe, ma quelle ve le faccio vedere domani. E dei vestitini, che ve li faccio vedere adesso, quelli belli. In questo negozio che si chiama Jessica e si trova a Cinecittà. Bellissimo. Ecco appunto Jessica a Cinecittà. Ho preso appunto questo cardigan, questo maglioncione gigante di quelli che mi piacciono a me, da mettere con la cinta, collo alto bianco con nellantini, ed è un semplice maglioncione di quelli lunghi che io metto con la cinta e lo adoro. Poi non riesco a farveli vedere bene perché sto con una mano, ma vi farò vedere meglio poi. Questo maglioncino scollato non si capisce nulla, ma ve lo farò vedere direttamente indossato perché così è veramente complicato, anche perché è di quelli che si smontano perché appunto c'ha la scollatura, quindi si tiene aperto, ecco. E poi sempre sul rosa questo, che ve lo devo aprire, però questo qua perché deve rendere, perché è molto bello. È una sorta di tutina pelosa fatta in questo modo, è più che altro un vestitino, vedete qui ha il sotto. E è fatto proprio a tutina, di questa è la scollatura, queste sono le maniche larghissime e il bello è che ha il pelo, non potete capire quanto è soffice e quanto è di qualità, perché i vestiti in questo negozio andavano veramente a ruba, c'era una fila che non avete idea, perché è roba appunto di qualità. Guardate che bello, rosa col pelo, mi è piaciuto tanto, e appunto questa scollatura ed è corto e si mette tranquillamente con le calze, lo adoro. Poi ve lo farò vedere meglio anche questo, ovviamente indossato e tutto. Comunque, ecco, non so se rende. Ho guardato qualche vlogmas vecchio, tipo, vi dico proprio vecchio, tipo 2017, dovevo fare ancora 18 anni, ma sto per farne 21, quindi vecchio. E a parte queste maniche, mamma mia. Io ho notato una cosa, gente, cioè raga, parlavo molto di più il romanaccio e va bene, ero più piccolina. Però raga, quanto è cambiato il mio lessico, nel senso... Si vede che sto crescendo, non sono cambiata tanto. Chiedetemi voi qua sotto se vedete un grande cambiamento. Sicuramente parlo molto meno romano. Parlo il romano, è stata sempre parte del mio corazon. Io romana nel cuore, però lo facevo in maniera più così, tipo romanaccia prima. Invece adesso parlo proprio italiano. Vabbè, ho notato questa cosa, non che mi dava fastidio prima farlo, però è una cosa che è proprio cambiata, senza forzarlo, è proprio cambiata di su. Ho notato questa cosa, mi sento molto più signorina, cioè non ci faccio caso crescendo, però se vado a riguardare com'ero 2 anni fa, sono molto più signorina. Vabbè, ci sta tutto, si cresce, si matura, e sicuramente una ragazzetta di 17 anni è diversa da una che ne sta per fare 21. La crescita è la crescita, ovviamente ci sono vari step per step che ci portano ad avere delle differenze, quindi ok. E una cosa di cui sono tanto contenta, non ho bruciato nessuna tappa, io tutte le mie età le ho vissute tutte, ho fatto proprio la vita della sedicenne, la vita della quattordicenne, la vita della diciottenne, la vita della diciannovenne, la vita della ventenne, e non ho bruciato nemmeno una tappa. Ho fatto il periodo in cui mi sentivo invincibile con la mia super comitiva del quartiere, il periodo in cui ho iniziato a pensare al futuro, tutte, che è una cosa fondamentale perché gli anni non ritornano, e quindi essere felice e fiera di quello che hai passato, contando che hai passato veramente tutto e non ti sei bruciata niente, perché gli anni non tornano, ragazzi, quindi godetevi la vita, ovviamente ve la ruminate, quindi godetevela nei limiti, ovviamente sapete, no? Abbiamo tutti la maturità per capire quali sono i limiti, capiteli? Quindi godetevela facendo i bravi, mi raccomando. Mamma Elena qua. E quindi niente, la vita è solo una e va goduta. E io sono contenta di poter dire che tutte le cose, l'età che ho passato, che non torneranno, sono fiera di come le ho vissute. Sì,
viene. E quindi niente, la vita è solo una e va goduta. E io sono contenta di poter dire che tutte le cose, le età che ho passato che non torneranno, sono fiera di come le ho vissute. E nulla, dopo questo atto di saggezza, io vi saluto, vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo vlogmas. Ho parlato tanto, quindi credo che questo sarà un vlog a sé e sono contenta. Dire amori, spero che questo vlogmas vi sia piaciuto. Qua da Elena tutto, un bacio grande grande grande, vi amo.